Ciao a tutti, ciao Welica, sono Alessandro Crescenzi, lui è Gianluca Cimei, il mio maestro, e mi insegna la Muay Thai. Ormai stiamo iniziando il nono anno di allenamento e diciamo che ho cominciato un po' così, per sbaglio. Stavo cercando un altro sport da fare, ho provato con un po' di salapesi ma non mi è piaciuto e eccoci qua. Gianluca mi ha insegnato tutto quello che so. Ok, la parte più importante della preparazione pre-gara, diciamo che dalla mattina presto quando ti alzi. Parti dalla mattina, sai che devi lavorare, stacchi dal lavoro e devi essere concentrato perché sai che stai preparando per un importante evento che avrai tra uno o due mesi o giù di lì. Secondo me la parte più importante pre-gara è appunto la parte cardio, la parte del respiro, del fiato, e quindi io sono molto pignolo su quello, li faccio lavorare molto atleticamente per arrivare magari meno bravi tecnicamente rispetto agli avversari ma più preparati fisicamente, fanno la differenza questo. Lo stato mentale di un atleta prima di una gara sì, è la cosa fondamentale, non bisogna arrivare lì magari pensando di non ce la faccio, l'altro è più bravo, l'altro è più forte, l'altro ha più match. Per molti atleti, non specificamente nel mio caso, la cosa più difficile per arrivare a un match è il peso, giocare col taglio del peso, arrivare a quella determinata categoria, magari scendere molto. L'aspetto più duro, più difficile di questo sport, diciamo che è avere un buon bagaglio tecnico. Sono tante tecniche e noi ci teniamo parecchio la tecnica. A portarla in una certa maniera, con un certo spostamento di peso, una certa precisione ed efficacia. Questo è molto difficile e complicato. Per chi magari ha cominciato poco, io quando ho cominciato diciamo non ero il massimo della coordinazione. C'era Gianluca che diceva lascia perdere, non perdere tempo con lui, è scoordinato. Però col tempo, impegno e pratica, eccoci qua, siamo arrivati ad avere questo, siamo abbastanza completi su quasi tutti i fronti. E anche sì, a livello di condizionamento osseo, fisico e muscolare, per attutire i traumi o colpire forte con gomiti, tibie soprattutto, la tibia è molto sensibile come tutti quanti sanno, quindi va preparata, condizionata. Si deve avere un buon callo osseo che riesce a far apportare buoni colpi su zone dure. La mia soddisfazione più grande, oltre alla carriera sportiva, è aver conosciuto Gianluca, il mio maestro, che è una persona veramente grazie, che stimo tantissimo. È come fosse un fratello più grande per me, mi tratta appunto anche lui come un fratello. C'è un gran bel legame, un gran bel rapporto. Ci ha portato dal piano di vista atletico a vincere un campionato, un titolo europeo in Slovacchia. Progetti per il futuro ne abbiamo. Per adesso abbiamo in serbo una crescita agonistica nel frattempo. Abbiamo appuntamenti qui a Roma, abbiamo appuntamenti prossimamente in Thailandia. Ho anche aperto un corso dove insegno, qui vicino a Passo Corese. Ho portato a combattere un ragazzo abbastanza grande sulla quarantina e mi ha dato una bella soddisfazione. Più avanti vedremo quello che riuscirà fuori. Magari avrò dei miei guerrieri fra qualche anno. Mi è piaciuto molto quando l'ho visto, sì, perché da diciamo rilievo a sport secondari come arti marziali, come sollevamento pesi o qualsiasi altro sport secondario. Purtroppo qui in Italia si parla soltanto di calcio, MotoGP, Formula 1, grosso modo cioè, si parla soltanto di quello. Sarebbe bello farci notare un po' di più da tutti quanti. Qui Alessandro è uno dei molti allievi che ho avuto in questa palestra, ormai sono 18 anni che insegno qui e uno che mi ha dato molte soddisfazioni. Abbiamo formato oltre diversi campioni, dai dilettanti a semiprofessionismo e a professionismo come Alessandro, anche diversi bravi insegnanti in questo corso. Ringrazio lui per quello che fa tutti i giorni in palestra con i suoi sacrifici e quello che farà in seguito. Grazie.
Vai, vai. Ok, so fa un conto perché 9 anni fa, perché quando era? Vabbè, poi di 9 anni fa. La parte più importante della preparazione di rete. Ciao. Adesso ho capito appena la domanda. Ah, okay. Perfetto, ricominciamo. Vai. E questo progetto mi ha colpito. Ciao. Mi ha colpito, una botta in testa.